poco andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971. Passione in movimento. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, ben trovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Vediamo insieme i servizi oggi in scaletta. Ricorderete l'immagine dell'infermiera che coccolava un bambino affetto dal Covid al Salesi. È stata apposta una targa per ricordare quel momento. E poi i cani anti-Covid. C'è uno studio della Politecnica delle Marche insieme a diversi altri soggetti. La vaccinazione dei ragazzi, seguiremo il primo giorno dei maturandi a San Benedetto del Tronto e poi l'obiettivo degli studenti dell'Artistico di Iesi, quello di diffondere sorrisi, la piccola Emma di Castelferretti che vince i giochi matematici ed infine continuano gli attacchi da parte dei lupi. Questi sono i titoli. Allora, iniziamo dal primo dei nostri servizi con la foto di un'infermiera del Salesi che si prendeva cura del bambino malato di Covid, un'immagine che ricorderete era diventata un simbolo di quel periodo particolarmente complicato. Per fissare quel momento è stata posta una targa a torrette alla presenza delle due protagoniste, se vogliamo, di questa storia, ovvero l'infermiera e la mamma del bambino. Gianmarco Minossi dal videogiornale del 31 maggio. Aveva fatto il giro del web lo scorso marzo, ora viene affissa per immortalare quel gesto che commosse l'Italia intera. Nelle scorse ore, presso i presidi ospedalieri di Torrette del Salesi, è stata scoperta la targa che ritrae la foto dell'infermiera Katia Sandroni, intenta a coccolare il piccolo Matteo, positivo al Covid, presso l'ospedale materno-infantile di Ancona. Una cerimonia nella quale l'operatrice sanitaria ha finalmente avuto modo di conoscere anche Enrico e Roberta, i genitori del bambino, che allora aveva solamente 7 mesi. Sono emozionata perché ho visto la foto, la mia foto lì di davanti, e poi perché ho rivisto anche Matteo, non l'avevo neanche visto, l'ho conosciuto anche a loro, i genitori, e quindi sì, oggi sono proprio emozionata. Dobbiamo ricominciare adesso e quindi ce la dobbiamo mettere tutta, noi operatori sanitari ce l'abbiamo messa tutta, anche questi di Torretti, questi infermieri che sono stati bravissimi, e quindi ripartiamo la grande, mi raccomando. Una foto che può essere vista come il simbolo di una ripartenza dopo un momento così difficile. Siamo molto emozionati, tanto. La gratitudine dell'ospedale, di tutto il personale sanitario è veramente speciale questo momento per noi. E la sua
per fortuna è una storia positiva, è una storia a lieto fine, quindi dopo tutto questo momento buio ce n'è bisogno. Questa foto ovviamente ha messo alla ribalta una cosa che per noi è normalissima. Questo sicuramente, spero, aiuti le persone a comprendere, a prendere coscienza del fatto che al Salesi possono trovare cure, possono trovare cura. Quindi noi ci impegniamo per rendere il Salesi un posto migliore, perché si può sempre migliorare e ci sono tante carenze strutturali, logistiche, organizzative. Cerchiamo, questa foto lo potrebbe anche un pochino rappresentare, cerchiamo di migliorarci. Il fiuto dei cani per individuare le persone affette da Covid è ormai in fase avanzata. Uno studio promosso dall'Università Politecnica delle Marche insieme all'Area Vasta 3 di Macerata, l'azienda sociosanitaria di Sassari, l'Università di Camerino ed alcune associazioni cinofile. Daniele Andreani dal videogiornale del 3 giugno. Si chiama Wave, uno dei cani coinvolti nello studio avviato dall'Università Politecnica delle Marche, che punta a impiegare il migliore amico dell'uomo nella lotta contro il Covid-19. Secondo alcune ricerche, infatti, i cani sarebbero in grado di percepire la presenza del Covid-19 e per questo saranno addestrati da esperti cinofili. La ricerca è promossa anche dall'Università di Camerino e dall'Area Vasta 3. Il cane è, diciamo, il più addestrato fino adesso. È un Labrador che abbiamo qui con noi oggi, si chiama Wave. Inizialmente lo studio è consentito nel prelevare campioni di sudore ascellare sia nei soggetti positivi al Covid-19 che in quelli negativi, così da insegnare ai cani a distinguerli. Alcuni recenti studi hanno dimostrato che il fiuto dei cani ha la stessa validità di un test diagnostico. Il cane impara a riconoscere i campioni positivi dai campioni negativi e gli viene insegnato a segnalare il campione positivo sedendosi. Quindi se il cane si siede vuol dire che lui ha odorato quel campione e secondo lui è positivo. Se lo studio dimostrasse l'efficacia dei cani nella ricerca del Covid-19, questo velocizzerebbe i controlli e sarebbe un ottimo risultato anche per quanto riguarda i costi. L'impiego dei cani infatti costerebbe molto meno dei tamponi. I cani sono già stati portati nei drive-in e nei punti screening di Macerata e Civitanova Marche per metterli alla prova. Nella fase successiva invece andremo sulle persone ed è quello che di fatto abbiamo già fatto stamattina al drive-in di Civitanova. Quindi abbiamo fatto entrambe le cose, abbiamo sia raccolto i campioni di sudore ma abbiamo anche testato l'imprinting del cane. Intanto in questi giorni si sono potuti vaccinare i ragazzi che sosterranno l'esame di maturità. Noi abbiamo seguito la prima giornata, mercoledì scorso, a San Benedetto del Tronto con Daniele Andreani, il suo servizio dal videogiornale del 2 giugno. Per rafforzare ulteriormente la campagna vaccinale, la Regione Marche ha organizzato i cosiddetti Vax Days. Si tratta delle giornate da mercoledì 2 a domenica 6 giugno, nelle quali possono vaccinarsi gli studenti che frequentano l'ultimo anno della scuola superiore e che quindi a breve dovranno sostenere l'esame di maturità. Numericamente parlando, sono quasi 14.000 i maturandi che dal 16 giugno sosterranno l'esame di Stato e che quindi possono potenzialmente vaccinarsi. È una campagna giusta per noi, per tutelarci anche per l'esame di maturità che sosterremo quest'estate, anche per un po' più sicuri. Sono contento che abbiano deciso di promuovere appunto l'iniziativa di vaccinare soprattutto i maturandi. I ragazzi sono stati soddisfatti dell'organizzazione della campagna vaccinale, unica pecca le code. Infatti i maturandi possono vaccinarsi presentandosi direttamente sul posto. L'organizzazione prevede la divisione della somministrazione nei vari giorni sulla base dell'iniziale del cognome. È stata gestita la situazione abbastanza bene, il personale mi è sembrato anche abbastanza educato, gentile, disponibile, nonostante si tratti come in molti casi di volontari. Questa campagna vaccinale sta andando tutto bene, tranne per un po' di coda. Purtroppo hanno aperto un solo sportello per sia le file bianche che azzurre, quindi ci stiamo mettendo un po' troppo. Io sono qua dalle 8 e a mezzogiorno probabilmente ancora non ho avuto la dose di vaccino, quando invece quelli con l'appuntamento fanno 10 minuti di commissione di fila e dopo 20 minuti sono già usciti. Tra le motivazioni che hanno spinto i maturandi ad aderire a questa campagna vaccinale, la maggiore possibilità di spostamento e più libertà per l'estate. Ho scelto di vaccinarmi perché quest'estate vorrei lavorare e poi anche viaggiare. Per viaggiare serve appunto vaccinarsi, quindi avere il Green Pass. E
e penso anche che sia anche giusto farlo. Restiamo ai nostri ragazzi, l'obiettivo di quelli del liceo artistico Mannucci di Iesi è di diffondere sorrisi. Vediamo come in questo servizio di Gianmarco Minossi dal videogiornale del 3 giugno. Le notti stellate di Van Gogh, le creature danzanti di Matisse e i raggi del sole luminoso di De Chirico sono alcune delle opere riprodotte da ragazzi del liceo artistico Mannucci di Iesi sui tappi delle bottiglie del Verdicchio nell'ambito del progetto Ti stappo un sorriso. Nato sulla scia dell'iniziativa social denominata Un sasso per un sorriso, vede impegnati gli studenti delle classi seconde dell'istituto a disseminare per le vie del centro cittadino dei tappi in sughero da loro decorati, nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica. L'idea è stata quella di utilizzare un semplice tappo di sughero, perché era una superficie comunque abbastanza grande da poter essere utilizzata, perché comunque appunto richiama un'idea del territorio, perché il tappo è, l'ho immaginato come qualcosa di benaugurante, quindi di buon auspicio, perché il tappo di solito è quella cosa che, no, rimane sui tavoli dei commensali dopo che hanno festeggiato. Quindi vuole essere un po' un buon augurio per un proseguio che sia migliore di quello che è stato. Questo progetto, Ti strappo un tappo per un sorriso, è stato un po' l'evento finale che proprio serve appunto per dare un buon augurio a tutta la cittadinanza. Chiunque troverà un tappo in giro per il centro storico potrà portarlo a casa e avrà un ricordo piacevole di questo momento di lockdown con l'idea di una rinascita futura. I tappi, che all'occorrenza possono anche diventare dei portachiavi, sono dunque un omaggio della scuola a chiunque li dovesse trovare. Ci siamo trovati tutti abbastanza bene, anche perché era una cosa molto libera, perché durante il Covid ci siamo trovati molto chiusi in casa, quindi anche male, e questi oggetti sono stati abbastanza liberi sulle cose che ci piacevano per diffondere allegria e anche un po' di libertà. E tra i nostri ragazzi migliori c'è anche la piccola Emma di Castelferretti, che frequenta la terza elementare, prima classificata alla fase nazionale dei giochi matematici del Mediterraneo. Allora, vediamo Gianmarco Minossi ancora dal videogiornale del 4 giugno. Io sono tanto contenta di essere arrivata al primo posto a questo livello nazionale. Quando ho visto la classifica ero felicissima. Poche parole che racchiudono comunque tanta felicità sono quelle di Emma Romagnoletti, la bambina frequentante la classe terza della scuola primaria Leonardo da Vinci di Falconara, classificatasi al primo posto nella finale nazionale dei giochi matematici del Mediterraneo, con il punteggio massimo nella categoria P3. Un successo che è motivo d'orgoglio per tutto l'istituto. Sono felicissima di questo risultato, anche perché la scuola si attiva tanto per questo tipo di iniziative e questo serve soprattutto per stimolare maggiormente i bambini verso la matematica, che è sempre vista un po' una materia ostica. Noi cerchiamo sempre di dare spazio a questi giochini di logica perché rappresentano una sfida stimolante. E devo dire che diciamo, una modalità di esercizi che a loro piace molto e siamo molto orgogliosi di Emma, quindi complimenti a lei. La vittoria di Emma è però anche quella della città di Falconara, orgogliosa di essere stata rappresentata da questa bambina prodigio. Abbiamo portato il nome di Falconara e della nostra scuola, la scuola di Castelferretti, l'Istituto Sanzio, a livello nazionale. Quindi un grande orgoglio, brava Emma, brava le maestre, brava la preside. E per il suo futuro Emma sembra avere le idee ben chiare. La maestra mi piace come lavoro, oppure non lo so, altri lavori, non le so. In chiusura cambiamo completamente argomento per parlare di un problema, quello dei lupi che si avvicinano sempre più anche ai centri abitati, in particolare nelle province di Ancona e Pesaro, nell'entroterra. Rivediamo allora un servizio su questo tema di Daniele Andreani dal videogiornale del 30 maggio. Questi lupi è diventato un problema grosso, perché ci sono sempre più frequenti attacchi. E tutti chi senti li vedono gli attacchi intorno a casa, le pedate quando è bagnato si vedono vicino al muro di casa, e c'è le famiglie con i bambini piccoli. Non si ferma l'allarme lupi lanciato da alcuni cittadini residenti nelle campagne marchigiane. Sono sempre più i mammiferi avvistati soprattutto nelle vie dei quartieri periferici e nelle campagne. Negli ultimi tempi numerose sono state le aggressioni al bestiame e agli animali domestici lasciati in libertà.
L'ultimo attacco è avvenuto nelle scorse ore nelle campagne di Scapezzano, nel comune di Senigallia, dove a rischiare di morire è stata una piccola cagnolina che fortunatamente è stata salvata in tempo dal padrone. Stavolta ha toccato a me, fortunatamente il cane è sopravvissuto, ma è una cosa che non mi spiana tanto. Se il lupo rimane in fondo alla vallata mi sta bene, ma che mi viene a 10 metri o 5 metri da casa non mi sta più bene. Perché se non aveva preso il cane aveva preso gli altri animali domestici. C'ho dei vitelli, c'ho un po' di animali da cortile e così la storia. C'ho delle caprette che l'ho portate in galera, dentro un recinto, con un recinto di 2,5 metri d'altezza, con la rete elettrica intorno, perché sennò tanto quello così contento e coglionato. La normativa che tutela i lupi è la direttiva Habitat del 1992, che vieta la cattura, il disturbo e il trasporto del mammifero. Vi è però la necessità di tutelare anche quegli animali la cui vita può essere messa in pericolo proprio dal lupo. Questi lupi sono protetti, io capisco, ma è di giusto che anche noi, cioè anche le bestie che mazza, le bestie anche quelle, non è solo lui. Cioè, le bestie domestiche, secondo noi altri, insomma, vale quanto il lupo. Ecco. Molte persone lavorano nei campi e quindi il timore sempre più forte è quello di trovarsi da soli in campagna di fronte ad un lupo e non avere possibilità di difendersi. Lavoriamo in campagna, da soli, nel campo, senza trattore, anche a mano, perché le cipolline adesso la raccolta se raccoglie a mano, con bidone, non porti manco le forbici, quindi non è che te trovi da lì, come fai? Fai piacere? Cioè non è una gran sensazione, io da sul trattore l'ho visto tante volte, ma sul trattore non ho paura, ma se lo vedessi a 2 metri è un bel effetto, non me lo fa. Non mi sta bene che faccio una denuncia e nessuno mi ascolta. Denuncia cosa vuol dire? Che hai avuto un danno in un modo o nell'altro. E con questo servizio, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che tornerà come sempre domenica prossima. Grazie allora della vostra attenzione, da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. Nero su Bianco, in collaborazione con... La nostra missione ci spinge a mettere in campo tutta l'energia al servizio della vostra assistenza fiscale. La nostra storia racconta di uno sviluppo di nuovi linguaggi sempre capaci di cogliere le sfide del presente. Un presente costruito in 20 anni di servizio sempre dalla parte dei lavoratori e dei pensionati, con una partecipazione capillare in tutto il territorio nazionale. Anche nell'anno che ci vede più messi alla prova, abbiamo lavorato affinché la tutela del lavoro di molti non lasciasse mai il passo a questi tempi così difficili. Il nostro segreto, una formazione continua del nostro personale che ci ha permesso in quest'anno così particolare di realizzare 1.120.000 dichiarazioni 730. 400.000 ISEE, 20.000 pratiche di disoccupazione, 15.000 richieste di bonus evase e oltre 4 milioni di euro per investimenti tecnologici. Noi del CAF Tutela Fiscale facciamo tutto questo con determinazione e coraggio, segni di un carattere che ci rende orgogliosi nel metterci al fianco della vostra storia. Per voi e per le generazioni future, continueremo a farlo con tutto il nostro entusiasmo.